Allora, dove sei cacciato? A Picento. Uno grosso che aveva premura. Avete visto entrare qualcuno? No. Allora, siccome non avete visto nessuno, tutti in questura a mettervi il collino. Muoversi. Hansen! Dove vai? Fermo qui. Qui, mani sul tavolo, avanti, giù. Giù, sì, sì. Sul tavolo, giù, giù. Oh, non t'appoggiare. Sì. Qua, scusa l'inviare. Cos'hai qui? Bicarbonato, stai male di stomaco, eh? Un pizzico di questo e te passa tutto. Fermo, eh? Cosa c'hai qui? La Madonna! Magari. Hai toccato la pistola. Anzi! Scusa, sono allergico alla pulizia. Ti capisco. Cocaina, pistola e per giunta romano, andiamo bene. Perché non si può? Dai, dai, avanti, su, in questura, su. Guarda Ciccio che sta pian granchio. Lo prendiamo in questura, granchio, vai. Andiamo in questura? Sì, andiamo. Vabbè, allora, andiamo in questura. Vai, vai. Vieni con me, vieni. Avanti, vai. Su, su, su. Questura, sì, sì, ma senti questa musica? È tutta roba che ti riguarda. Sei schedato, eh? Schedatissimo, sapessi, ho un librone alto così. Esco a dispensa con i fratelli Fabri Editori. Brigadiere? Sì. Quel bagul che lancia palla tra di cui da del bancomate, il disco è disposto a parlare, però duma con lui. Vabbè, dopo, dopo. Ma che è l'ufficio stranieri? Si fa lo spiritoso. Vediamo un po' il pedigree di questo baronetto. Ridi, ridi. Vediamo, ah, vediamo. Cazzo, non potevi dirmelo prima. No, io fidavo molto anche sull'efficienza della polizia milanese, eh. Dico, ma ci mettete sempre tanto così per identificare uno? E poi, scusa Ciccio, io t'avevo detto che stava a pian granchio. Chiamalo granchio. T'ho trovato vestito così, con un etto di cocaina in tasca, la pistola all'orecchino, in mezzo dei balordi, vedi un po' tu. Vabbè, ma mi stava a filtrare, che mi metto lo smoking? E poi a me è da Roma che mi perseguita sta cosa. Quando sto sul più bello arriva sempre uno stronzo di collega a rovinarmi tutto. Poi moderi i termini perché qui non siamo a Trastevere, capito? Senza offesa. Brigadier Camurati, a questura di Roma, nel capo dei narcotici. Non c'è. La dire passare gli stessi. Brigadiere Camurati, io non ho il piacere di conoscerla personalmente. Comunque mi complimento per la sua brillante operazione. Dottore, mi spiace, è stato un contrattempo increscioso. Ho preso un granchio. No, 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 guardi che non sono affatto ironica. Mi congratulo davvero. Perché adesso lei prende quel grandissimo figlio in croce e me lo mette sul primo aereo e me lo spedisce a Roma. Gli avevo proibito di occuparsi di quel caso. Guardi che io mi sono preso 3 giorni di permesso, sto in viaggio di piacere. Perché non si può? Non voglio parlare con te, passi per Camurati. Sì, dottore, sono ancora io, dica. Se entro oggi alle 4, il brigadiere Sacchetti non sta qui, nel mio ufficio a Roma. La riterrò responsabile personalmente, chiaro? Arrivederci. Dove vai? All'aeroporto. Comunque, grazie di tutto, è stato un piacere, eh? La prossima volta vengo col vocabolario. Ti ci accompagno all'aeroporto, non fare il furbo. E la pistola non la prendi? Se magari dai. Visto che ci stai, ti dammi pure la cocaina, va? Capirai, è netto di roba. Veramente questo sarebbe il corpo del reato? Questo è un corpo del reato, ma data Tarallo, il magazziniere di Roma. Fa un po' te, se noi gli vogliamo far fare 2 anni di galera. Ma voi a Roma fate sempre così? Pure di più, perché vedi, noi siamo di mentalità elastica, noi ci diamo una mano, mica. Mica? Mica? Brigadiere, vien di fermare, la parla, poi mica avesse il somme, le che schi? Ah, se la diceva con i sottotitoli capivo pure io, eh.